Oggi il vlog è sul mio gattino, insomma, un bel gattone, che è Lillo, quello che avete visto nel filmato dove cercava di mandar via un gatto dal giardino. Ecco, solo pochi giorni dopo, purtroppo, ha cominciato a stare male, un po' di nausea, non mangiava, non beveva, l'ho portato d'urgenza dal veterinario il 1° maggio. E purtroppo ha trovato che ha dei calcoli alle vie urinarie che non riesce ad espellere. Tra l'altro, tratteneva praticamente la pipì e non riusciva più a liberarsi. Per cui l'hanno addormentato, hanno messo un catetere e l'abbiamo portato a casa. Portato a casa, ho dovuto però metterlo nel bagno. Perché deve stare in un ambiente controllato, dato che il catetere non gli dà la possibilità di controllare la menzione, per cui esce quando è piena la vescica, esce la pipì e anche un po' di sangue. Ho scelto di metterlo in uno dei due bagni, ho messo per terra delle traverse, gli ho messo della pappa che non ha ancora mangiato da sabato, oggi è venerdì. Speriamo in bene. Comunque all'inizio beveva, non beveva assolutamente, poi ha iniziato a bere tantissimo, sempre dal rubinetto tra l'altro. Purtroppo l'avevo abituato a bere nella ciotola e ha ripreso ancora questa abitudine, però d'altra parte doveva bere, adesso sta meglio. Ieri siamo andati ancora dal veterinario, andiamo tutti i giorni, ha fatto la solita puntura. Beh, ve lo faccio vedere, eh. Eccoci dal veterinario, siamo in fila. Adesso Lillo deve fare una puntura. Non è tanto contento, eh? È tutto guardingo. Ecco, bravo Lillo, vi faccio vedere dove sono. Ecco, questa è la piazza del mio paese. La parte, diciamo, più antica. Adesso quando entriamo Lillo non sarà tanto contento. Dai, che siamo arrivati a casa, Lillo, forza! Dai, che esci su! Siamo a casa, eh? Lillo! Lillo, ma sei arrabbiato? Dai, esci su! Opla! Dai, siamo a casa, non vedi che siamo a casa? Dai, bravo! Dai, vai, su. Questa la chiudiamo, sì. Poverino, non può uscire. Non può. Ha la sua cassettina, anche se non la usa perché ha il catetere. Ogni tanto va dentro, fa finta di fare la pipì e poi esce. È un po' scomoda quella cosa su questa. Un po' di privacy, eh? Poverino, non gli piace mettere quel coso lì, ma non si può fare a meno. Beve da rubinetto, gli avevo tolto l'abitudine, ma adesso deve bere, perciò lasciamoli pure bere lì. Sto cercando di farlo mangiare, e allora qui le sue trocchine, ogni tanto le abito, ho preso l'erba medica. Il problema è che non vuole mangiare, niente da fare. È da sabato che non mangia. Adesso beve, ma non mangia. Speriamo che sabato, quando toglie il catetere, riprenda, la sua fame. Prima si mangiava una scodella piena, di questa. Niente, si sta lavando. Devo tenere d'occhio che non vada a leccare il catetere. Dai, Lillo, mangia, su. Dai, guarda qua. Vieni, qua. Dai. Vai a mangiare. Porto io? Dai, to, 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 guarda. Dai, su le crocchine che sono buone. Dai. No, volta via la faccia. Speriamo in bene. Non è ancora a posto. Speriamo in bene, dai. Vi farò sapere. Lo Sneaky in visita a Lillo. Eccoli lì tutti e due insieme. Sì, si ignorano abbastanza di solito, eh. Non è che sono, diciamo, proprio amici, però non litigano, no, quello no.
Domani lo porto dal veterinario e vediamo un pochino come va. Dovrebbe togliergli il catetere e a quel punto speriamo insomma che si riprenda. E facciamo gli auguri al mio Lillone. Sì, non è ancora dimagrito perché è talmente paciocone che insomma ci vuole un po', anche se è una settimana che non mangia, a perdere peso, perché è un gattone. Comunque dai, speriamo di rivederlo ancora in forma, a correre nel giardino, anche se avrà comunque ancora dei problemi per il resto della sua vita. Ha solo 3 anni, poverino. Dai, grazie per essere stati, grazie per essere stati sul mio canale. Per chi non è iscritto, se volete iscrivervi, io mi sarò felice. Attivate la campanella. Ciao!